Ciao Yaji, Namaste, benvenuti in questo nuovo video di yoga in cui andremo a vedere insieme come introdurre il saluto al sole nella nostra morning routine quotidiana. Questo video nasce in realtà da una collaborazione molto speciale di cui sono troppo contenta di parlarvi. Con l'Angolo del Focolare. L'Angolo del Focolare è un canale YouTube che si occupa di tutto ciò che è famiglia, cucina, vita quotidiana e lifestyle. E Valentina, la proprietaria di questo canale, poco tempo fa mi ha chiamato per dirmi appunto che voleva inserire sul suo sito, quindi sul sito correlato al suo canale YouTube, degli approfondimenti su diverse tematiche, tra cui appunto anche lo yoga, e mi diceva che da poco aveva ripreso nella sua morning routine a fare un pochino di yoga, dicendomi appunto che faceva qualche saluto al sole. E subito mi sono complimentata con lei, perché spesso sento dire che tante persone, per appunto introdurre un pochino di yoga nella loro vita quotidiana, prendono in considerazione il saluto al sole e cercano di farlo ogni giorno. E ogni volta che sento questo, appunto, mi complimento perché a mio avviso il saluto al sole non è così facile, agevole e simpatico da fare. Personalmente ci è voluto quasi un anno per farmelo diventare arcisimpatico e passando poi tra modalità intermedie, quindi non facendo subito il saluto al sole così come viene mostrato in alcuni stili di yoga. Prima di cominciare, infatti, mi piacerebbe spiegare un attimino come preambolo che il saluto al sole è una serie di asana messi insieme. Non si ha traccia di saluti al sole nei testi antichissimi dello yoga, quindi si pensa in realtà che probabilmente era una pratica antica che i bramini, quindi gli antichi sacerdoti, adottavano nei propri rituali, insieme a tutta un'altra serie di mudra, quindi di gesti con le mani, e pranayama, quindi di tecniche di respirazione, magari per onorare il sole. Al di là di questo, poi lo yoga moderno, attratto, diciamo così, da questa tradizione, diverse tipologie di saluti al sole, ha messo insieme una serie di posizioni di asana, chiamando questa sequenza appunto saluto al sole, che può variare a seconda degli stili, degli insegnanti, e dello stesso saluto al sole ne esistono più versioni. Quello che faremo in questo video, su richiesta di Valentina, sarà una cosa in realtà molto semplice, cioè vi mostrerò come fare entrare il saluto al sole nella vostra pratica quotidiana, quindi quello che personalmente faccio tutt'oggi e facevo prima di fare il saluto al sole e come gestirlo. Vi mostrerò la sua variante, a mio avviso, più pratica, semplice, ma efficace proprio perché ci permette di lavorare in sicurezza su tutte le parti del corpo coinvolte. A questo video poi ne seguirà un secondo più tecnico in cui vi farò vedere bene la differenza del saluto al sole A, B e C, quindi tre saluti al sole standard. Mentre questo video vuole essere proprio un'introduzione, un'accoglienza al saluto al sole nella propria morning routine quotidiana, quindi da fare soprattutto la mattina appena ci svegliamo. Sul blog di Valentina poi scriverò un post, un articolo, anzi proprio sul suo sito, un articolo in cui approfondirò i significati del saluto al sole che vi linkerò qui sotto. Probabilmente questo video uscirà prima di quando riusciremo a pubblicare l'articolo, però poi ricaricatelo dopo qualche giorno e sicuramente troverete il link attivo sotto nell'info box. Allora, cominciamo. Quindi prima di andare a fare il saluto al sole, quello che ho sempre fatto dall'inizio della mia pratica yoga è quello di cominciare una breve preparazione a terra. Nulla di eccezionale o complicato, ma dei piccoli movimenti che possano farci prendere contatto con il nostro corpo prima di muoverci nel saluto al sole. Allora, quindi ci andiamo a sdraiare a terra, poggiamo bene la zona occipitale sul tappetino, possiamo lasciare le piante dei piedi a terra e portiamo per un attimo le nostre mani ai lati del ventre, ai lati dell'ombelico. Qui prendiamoci qualche istante per respirare.
Se ci viene da tirare qualche sospiro di sollievo, facciamolo pure. Immaginiamo di esserci appena svegliati, quindi non vogliamo subito lavorare bruscamente sul nostro corpo, ma anzi vogliamo passare da una situazione di riposo ad una gradevole, graduale, piacevole sensazione di movimento e di apertura del nostro corpo. Quindi dopo qualche respiro andiamo ad allungare le nostre gambe. E quindi espirando andiamo a flettere la gamba destra, incrociamo le mani sulla tibia, sul ginocchio, ci assicuriamo che il mento sia leggermente rientrato, quindi questo mento non deve spiccare verso l'alto per evitare di contrarre troppo la cervicale, quindi mento rientrato. E qui posso andare a fare qualche circoletto con la caviglia, sia in un senso di rotazione che nell'altro. Poi piano piano posso portare la mano sul ginocchio e fare dei piccoli circoletti, immaginare di disegnare come dei cerchietti sul soffitto con il mio ginocchio, sia in un senso di rotazione che nell'altro. Se sentiamo la nostra anca che scricchiola tantissimo, portiamo bene a martello il piede della gamba flessa. Questo potrebbe limitare, diciamo così, lo scrocchiolio. Quindi mi fermo al centro, ispirando, incrocio le mani dietro al ginocchio destro e stendi bene la gamba. Magari fai una leggera pressione, sentendo in questo modo la tua gamba che spinge le mani lontano e quindi le spalle che si allontanano dalle orecchie. Poi posso riflettere la gamba, inspirando porto la mano destra all'interno del ginocchio sinistro, mano sinistra sull'anca e guardo dalla parte opposta, cercando di sentire bene le mie scapole che premono sul tappetino. Sto qui due respiri e poi inspirando ritorniamo al centro, mano sinistra all'esterno del ginocchio, mano destra a terra. E vado in una leggera torsione sentendo bene le mie spalle a terra. Ok, espirando riallungo la gamba destra e andiamo a fare la stessa piccola sequenza anche dall'altro lato. Quindi primo step, espirando fletto la gamba sinistra, incrocio le mani sulla tibia e vado a fare dei piccoli circoletti con la caviglia. Lato sinistro andrò un pochino più veloce. Poi questa è una sequenza che veramente una volta imparata potete farla tranquillamente tutti i giorni e vi assicura di usufruire dei benefici del saluto al sole senza alcun effetto nocivo, quindi con il corpo adeguatamente aperto e riscaldato. Quindi mano sinistra sul ginocchio sinistro, vado a fare i miei cerchietti, la mano destra è sull'anca per verificare che il gluteo destro non si stacchi da terra. Faccio dei cerchietti sia in un senso di rotazione che nell'altro, poi mi fermo al centro, incroci le mani dietro al ginocchio sinistro, inspira, traziona un pochettino con la tua gamba, le braccia, le mani lontano da te, senti le spalle lontane dalle orecchie, poi rifletto la gamba, mano sinistra all'interno, mano destra sulla cristalliaca destra e guardo alla mia destra. Allora, qui non è importante quanto scende questa gamba, è importante che sentiate bene le scapole a terra e bene anche la leggera torsione a livello della gola, quindi dovete sentire la gola e anche l'orecchio interno che va leggermente in torsione. Inspirando torniamo al centro e andiamo in torsione dall'altro lato, quindi mano destra all'esterno del ginocchio sinistro, mano sinistra a terra. Sto qui due o tre respiri e con un inspiro ritorniamo al centro e ristendiamo le gambe. Ultimo movimento preparatorio indispensabile, se veramente ci siamo appena svegliati, è portare le braccia oltre la testa, stirarsi, quindi con un inspiro cerco di allungare le mie mani verso la parete dietro di me e i talloni verso la parete di fronte a me. Ed espirando lascio andare. Quindi andiamo in bananasana, vado ad afferrare con le mie mani i gomiti opposti, sollevo un attimino testa e spalle, le sposto verso destra e mi riaccomodo sul tappetino.
Allora, posso rimanere con l'aggancio delle mani con i gomiti se sento che tutto tocca a terra. Se invece ci troviamo in una situazione del genere o facciamo fatica, allunghiamo le braccia, non è un problema. A questo punto portiamo anche le gambe verso destra, ma i glutei, il bacino rimangono al centro del nostro tappetino. E se voglio intensificare, posso andare ad incrociare la caviglia sinistra sulla caviglia destra. Ah, sto qui qualche respiro sentendo tutto il fianco sinistro che si allunga, la pelle del fianco sinistro che comincia a tirare un pochettino, ma immaginate anche tutti gli organi interni che vanno ad essere strecciati, allungati con questa semplice posizione. Quando vogliamo uscire, piano piano ritorniamo al centro e andiamo dall'altro lato. Cerchiamo di sistemarci bene al centro del tappetino. Poi, se avevamo agganciato i gomiti, cambiamo l'incrocio. Ci spostiamo prima con testa e spalle, le rimettiamo bene a terra e poi andiamo anche con le gambe. Se voglio intensificare, incrocio questa volta la caviglia destra sulla caviglia sinistra. Oh. Posso chiudere gli occhi e cercare di visualizzare il mio corpo come se mi guardassi dall'alto. Quindi sento, vedo questa forma di mezzaluna o di banana che ho dato al mio corpo e ci respiro dentro. Ok, e piano piano inspirando torniamo al centro, flettiamo le gambe, le abbracciamo. Se non abbiamo problemi alla colonna, espirando ci chiudiamo come una piccola pallina e cominciamo a dondolare un pochettino avanti e indietro. Anche questo semplice movimento, ripeto, se non abbiamo problemi alla colonna, se ci fa piacere, ci permette di massaggiare bene tutte le nostre vertebre e anche di risvegliarci in una maniera un pochino più energica. Ok, due o tre volte. E ci ritroviamo all'inizio del nostro tappetino, pronti per cominciare il nostro Surya, ovvero sole, namaskara, saluto, saluta al sole. Allora vi faccio vedere la mia versione facilitata, quindi piano piano ci portiamo in piedi all'inizio del nostro tappetino. Questa versione è quella che vi consiglio di preferire se siamo alle prime armi, quindi preferite questa versione, poi arriveranno le altre versioni più complicate, ma cercate di fare del bene al vostro corpo e di farvi piacere questa pratica, solo così vi assicurerete la continuità, solo così ritornerete poi a ricercarla sul vostro tappetino tutti i giorni. Allora, inspirando, portiamo le braccia verso l'alto, rivolgendo bene i palmi delle mani verso il soffitto e immaginando le nostre braccia come un prolungamento del nostro respiro. Quando espiriamo, rivolgiamo i palmi delle mani in basso, flettiamo contemporaneamente le gambe e slittiamo indietro con le anche. Questo è il corretto modo di scendere nella posizione di Uttanasana, il piegamento in avanti. Quindi, come vedete, le gambe sono estremamente flesse. Poi lasciate andare anche la testa tranquillamente. In questa posizione la cima della testa dovrebbe guardare il tappetino e il peso del corpo dovrebbe essere sugli avampiedi, quindi come se mi stessi tuffando in avanti. Ok, inspirando portiamo le mani sotto le ginocchia e ci aiutiamo della forza dell'inspiro per stendere le nostre gambe, stendere la nostra colonna e aprire bene le spalle in quella che è la posizione di Ardha Uttanasana. Allora, spesso questa posizione viene sottovalutata, ma è arci-importante perché vi permette di allungare bene le gambe. Se tirano troppo potete mantenerle flesse, ma l'importante è che la colonna vertebrale sia parallela al vostro tappetino e le spalle lontane dalle orecchie. Ok, espirando riammorbidisci tutto e ritorna in Uttanasana. A questo punto assicuratevi di avere le mani ai lati dei vostri piedi, flettete un pochino di più le gambe, fate un lungo passo indietro con il piede destro, ruotate indietro le spalle e inspirando immaginate l'aria che entra dalla cima della testa per arrivare al tallone destro e attraversa tutto il vostro corpo. Mani a terra, espira, passo indietro, Adho Mukha Svanasana. Quindi metto bene i piedi alla distanza delle anche,
apro bene le dita delle mani, spingo con le mani il tappetino via da me e lascio andare la testa verso il basso, guardando magari verso le mie caviglie. Ancora una volta, se le gambe dovessero tirare troppo, flettili leggermente, non è un problema. Espirando, andiamo in Ashtanga Namaskara, la posizione degli otto punti, quindi ginocchia, petto e mento a terra, mantenendo i gomiti attaccati al busto. Allora, questa posizione all'inizio può essere fastidiosa, quindi non c'è problema. Invece di fare Ashtanga Namaskara, piano piano slittate al tappetino e vi allungate con la testa a terra. A questo punto, espirando, vado a ruotare indietro le spalle, spingo le scapole verso i glutei, le mani sono sotto le mie spalle, ed inspirando mi sollevo per un piccolo cobra. Allora, qui vedo spesso a lezione i miei allievi che si tirano su, non è importante, dovete immaginare lo sterno che va in avanti, quindi basta sollevare un pochino il petto e guardare di fronte a voi, cercando di mantenere il più possibile i gomiti chiusi. Questa forse è la cosa più importante della posizione. Poi, espirando, mi spingo indietro, punto le dita dei piedi e nuovamente Adho Mukha Svanasana. Due respiri qui, anche tre, se questo è il vostro primo saluto al sole. Poi, piano piano, inspirando, andremo a portare il piede sinistro in mezzo alle nostre mani. Per fare questa manovra, anche qui, io personalmente ci ho messo più di un anno di pratica continua, perché non è detto che da qui arriviate subito a portare il piede in mezzo alle vostre mani. Quindi, se il piede arriva qui, non è un problema, vi aiutate con la mano e ve lo portate in mezzo alle due mani. Vi lascio qui sopra anche il link ad un mio precedente video dove vi spiego come aggiustare e come riuscire poi piano piano a portare il piede in mezzo alle due mani. Inspirando, ruotiamo bene indietro le spalle, nuovamente mi allungo bene ed espirando avvicino il piede destro al piede sinistro. Uttanasana, quindi posizione di piegamenti in avanti. Prima di risalire, ancora una volta Ardha Uttanasana, mani sotto le ginocchia, apri bene le spalle. Qui immagina di creare come una tavola con il tuo busto. Si dovrebbe apparecchiare, ci si potrebbe apparecchiare sopra la tua schiena ed espirando nuovamente tutto giù. E per risalire, comincia a rivolgere i palmi delle mani verso l'alto, le gambe le mantenete flesse e cercate di coordinare la spinta dei piedi con l'apertura delle braccia. Quindi inspirando, spingo con i piedi il tappetino via da me. Ah, e ritorno su, palmi delle mani a contatto ed espira, mani in preghiera di fronte allo sterno e segui con gli occhi il movimento per regalarti anche un ultimo stretching a livello della cervicale. Ottimo, lo ripetiamo. Allora, quanti saluti al sole fare? Minimo un numero che sia pari. Per quale motivo? Perché nel primo saluto al sole abbiamo cominciato mandando indietro la nostra gamba destra, adesso manderemo indietro la nostra gamba sinistra e quindi lavoreremo in maniera simmetrica. Quindi è come se mandando prima indietro la gamba destra e poi la sinistra facessimo un unico movimento completo dove abbiamo lavorato su entrambe le parti. Quindi quanti saluti al sole, sempre preferibilmente di numero pari per lavorare in maniera simmetrica, da un minimo di 2 a si può salire poi a 4-6 saluti al sole semplificati, vanno bene, si può arrivare, io direi, anche fino a un massimo di 12 saluti al sole. Quindi rifacciamolo dall'altro lato, sempre con la stessa tecnica. Ci prepariamo, inspiri, porti sulle braccia, palmi delle mani a contatto, espiri, ti prepari a scendere. Mi raccomando, qui i miei allievi adesso hanno paura quando li guardo, perché per me è fondamentale la discesa per non rovinarvi la colonna, per non avere problemi alla schiena. Quindi palmi delle mani che guardano la terra, fletti le gambe, vai indietro con le anche, piano piano con l'espiro lascia di andare Uttanasana. Ed ispirando Ardha Uttanasana, la mia schiena qui è come un tavolo. Espira.
Tira le mani ai lati dei piedi, quindi fletti bene le tue gambe, lungo passo indietro, gamba sinistra. Ruoto bene indietro le spalle, mi allungo bene qui. Immagino un'unica linea di energia che va dalla cima della testa al tallone sinistro. Espirando, mani a terra, Adho Mukha Svanasana, anche due o tre respiri qui per cominciare. Poi, espirando, decidete o Ashtanga Namaskara, quindi posizione degli otto punti, ve la faccio vedere, oppure se è troppo intensa, vado direttamente giù, fronti a terra. Ruoto bene indietro le spalle, spingo le scapole verso i glutei, unisco immaginariamente i miei gomiti dietro la schiena, inspirando sali su per un piccolo cobra. Espira, ti spingi indietro, punti le dita dei piedi ed espiro nuovamente Adho Mukha Svanasana. Allunga bene la colonna, cima della testa che guarda la terra. E poi piano piano guardo in mezzo alle mie mani e vado a portare il piede destro in mezzo alle mie mani. Ovviamente all'inizio questo piede non arriverà subito in mezzo alle vostre mani, come appunto è normale, ma ci aiutiamo, quindi se arriva qui mi aiuto e lo porto in mezzo alle mie due mani. Ruoto bene indietro le spalle, guardo di fronte a me ed espirando avvicino il piede sinistro e il piede destro, mi lascio andare nuovamente in Uttanasana. Inspira, mani sotto le ginocchia, apri bene le spalle, allunga la colonna, Ardha Uttanasana. Espiro tutto giù e inspirando spingo con i piedi, apro le mie braccia, palmi delle mani verso l'alto, guardo con gli occhi le mie mani che si congiungono sopra la testa ed espirando mani in preghiera di fronte al petto, Insama Siti. Ottimo. E questa era, diciamo, la possibilità di fare i saluti al sole facilitati in una maniera anche un pochino più, più calma, più tranquilla per studiarli. Ma questi stessi movimenti si possono fare cercando veramente di accoppiare ogni movimento al respiro, come vi mostrerò cambiando lato per darvi una visuale diversa, ma per voi non c'è bisogno. Nei prossimi due saluti al sole, quindi andremo un pochino più veloci, cercando veramente di accostare ad ogni movimento una fase del respiro. Cercate di pensare, quando fate il saluto al sole, soprattutto la mattina, di immaginare il vostro corpo come la vostra casa. Quindi quando andiamo a dormire, chiudiamo le finestre, chiudiamo le persiane, facciamo scuro nella nostra casa per dormire bene, e al mattino riapriamo le persiane, facciamo entrare la luce, ma apriamo anche le finestre per fare entrare aria, ossigeno. Ed è la stessa cosa con il saluto al sole, quindi dopo aver riposato, se al mattino vogliamo fare il saluto al sole, cerchiamo proprio di sentire che stiamo aprendo delle finestre, stiamo aprendo il nostro corpo. Quando portiamo su le braccia, sembra un movimento banale, ma stiamo aprendo tutta la zona sotto le nostre ascelle, dove si trovano i linfonodi che producono i linfociti e che quindi vanno a migliorare il nostro sistema immunitario e andando a stimolare anche le nostre endorfine. Quindi è veramente un lavoro di grande apertura, di grande entrata di luce, di ossigeno, di prana che facciamo soprattutto al mattino. Quindi ci prepariamo all'inizio del nostro tappetino, ruotiamo bene indietro le spalle, spingiamo il coccige in avanti, l'ombelico verso la colonna e verso l'alto, mento rientrato, spalle basse e cominciamo. Inspira tutto su, guarda con gli occhi le tue mani che si congiungono, espirati, preparati alla discesa, palmi delle mani che guardano verso il basso, vai indietro con le anche, fletti le gambe, Uttanasana. Prossimo espiro, mani sotto le ginocchia, stendi le gambe, stendi le braccia, apri bene le spalle, allontana le clavicole, espira tutto giù, nuovamente Uttanasana, cerca di poggiare bene le mani e i lati dei piedi. Inspiro, lungo passo indietro, piede destro, apro bene le mie spalle. Espira, mani a terra, passi indietro, Adho Mukha Svanasana. Inspira a tua scelta, o Ashtanga Namaskara, posizione degli otto punti, oppure mi allungo diretta al tappeto. Espirando, ruoto indietro le spalle. Inspira, piccolo cobra, sali su, non tantissimo, non ti preoccupare, apri lo sterno. Ed espirando nuovamente, Adho Mukha Svanasana.
prossimo ispiro, piede sinistro in mezzo alle mie due mani, mi apro bene qui, spingo il peso verso il tallone destro ed espirando riunisco i due piedi in Uttanasana, inspira, Ardha Uttanasana, apri la colonna, apri le spalle, espira nuovamente Uttanasana e inspira, palmi delle mani verso l'alto, i piedi spingono il tappetino via da te e gradualmente sali in su. Ed espirando, mani in preghiera di fronte al petto, Samasthiti. Ottimo, andiamo dall'altro lato. Inspira tutto su. Espira, scendi in Uttanasana. Fletti le gambe, non è un problema. Inspira, Ardha Uttanasana, mani sotto le ginocchia. Espiro, mani a terra, lungo passo indietro, piede sinistro. Espirando, scendo col bacino, allungo bene la gamba dietro, guardo di fronte a me. Espira, Adho Mukha Svanasana, cana a testa in giù. Inspira, Ashtanga Namaskara. Se è possibile, mi allungo a terra, ruoto indietro le spalle. Inspiro, piccolo cobra. Espiro, Adho Mukha Svanasana. E inspiro, piede destro in avanti, mi apro nella posizione. Espira, sinistro, raggiunge il destro, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana. Espiro tutto giù. E inspira. Risali su, guarda con gli occhi in movimento. Ed espiro, Samasthiti. Ottimo, qui siamo andati un pochino più veloci. Potete fare questa tipologia di saluto al sole, se siete all'inizio 4 volte andrà benissimo, ma anche 6 volte. E una volta terminata, per scaricare l'energia, portate i piedi alla distanza del tappetino e lasciate andare il vostro busto e le vostre braccia a destra e sinistra. Potete farlo anche in maniera un pochino più vigorosa di come lo sto facendo io adesso. Serve proprio per scaricare, eh? E poi piano piano lasciate che il movimento si fermi da solo, quindi lasciate che le braccia piano piano si fermino da sole e vi ritrovate al centro. A questo punto io mi ricordo personalmente che già dopo 6 saluti al sole di questo genere qui ero già abbastanza provata, stanca all'inizio quando avevo cominciato a fare yoga. Quindi vi potete riportare a terra e magari fare qualche esercizio sempre con la schiena a terra. Se invece accordare una fase della vostra respirazione ad ogni movimento vi risulta eccessivo, continuate con più respiri in ogni fase del saluto al sole così come ve l'ho presentato. Nuovamente ci tengo a specificare che ovviamente a seconda degli insegnanti e degli stili di yoga troverete dei saluti al sole differenti, a volte con l'aggiunta o con meno posizioni. Questo tipo di saluto al sole è francamente il saluto al sole che a mio avviso più facilitato, ma al tempo stesso con quelle giusti asana, quindi con quelle giuste posizioni yoga che vi permettono veramente di aprire bene, gradualmente, in delicatezza, tutte le parti del vostro corpo. A questo video seguirà poi un secondo video in cui vi mostrerò la specificità anche nei vari stili di yoga che esiste tra Surya Namaskara, quindi saluto al sole A, B o C, ma in questo primo video, come su richiesta di Valentina, ci tenevo proprio a farvi vedere una pratica che potesse rendere il vostro Surya Namaskara, quindi Surya sole, Namaskara saluto, quindi il vostro saluto al sole, una pratica gradevole, piacevole da introdurre veramente nella vostra morning routine, quindi da fare anche al mattino, anche quei giorni in cui non abbiamo voglia di lasciare il nostro letto. Inoltre a questo video, come vi spiegavo in precedenza, troverete un post di approfondimento sul sito di Valentina dell'Angolo del Focolare. Magari quando pubblicherò questo video il post magari ancora non sarà pubblicato sul suo sito, ma non vi preoccupate, ricaricate il video e troverete poi il link attivo. Nulla, io spero veramente che questo video vi sia piaciuto, se sì non esitate a farmelo sapere con un bel pollice in su, un commento, a condividerlo con i vostri amici, sui vostri social,
Per chi non mi conosce, vi ricordo che è sempre attivo il conto PayPal di Ciao Yoga, vi lascio il link attivo qui sotto in info box, tramite il quale potete inviare delle donazioni spontanee che utilizzerò per migliorare la qualità dei miei video. Io saluto e abbraccio fortemente Valentina e Sole, che è una bambina fantastica. Se non conoscete il canale di Valentina, andate a dare un'occhiata sull'angolo del focolare e capirete di chi è Sole. Quindi dedico questo video e questa bellissima collaborazione anche a Sole, che abbraccio fortemente. Noi ci vediamo presto. Buon Surya Namaskara a tutti. Namaste.